Oggi sei obbligato a trovare un backflip. È un fenomeno, quindi si fa il backflip al primo. Sicuramente ho paura. Minchia, stavo per esplodere malissimo. Raga, buongiorno. Avete presente quelle attività che vi rifiutate di fare per tantissimi anni? Un po' come avevo fatto con lo snowboard. E poi c'è qualcuno che vi obbliga e vi trovate a fare cose che non vorreste fare. Beh, c'è Fede e Blink, mi hanno letteralmente obbligato a fare quello che c'è dietro di voi. Non è tanto quello. Che tu oggi sei obbligato, dopo 20 minuti, 20, okay, a provare un backflip su una cosa che tu non hai provato. E comprerai tutto oggi. Adesso guardate bene lui, che mi sembra uno piuttosto abile, ok? Godetevi questi 2-3 minuti di gente che sa andare, perché poi tocca a me. E lui prova per la prima volta. Ian è un fenomeno. Quindi ci fa il backflip al primo tentativo. Giusto? Siamo passati da 20 minuti al primo tentativo. Primo tentativo. È un po' esagerata questa cosa, le aspettative sono decisamente troppo alte. Sicuramente ho paura, più che altro di fare figure di merda. Paura. Più che altro? Paura. Cioè, salta 30 metri. Però lì so che lo faccio bene, no? Qui, insomma, c'è tanta gente che guarda. Paura. Andiamo. Possiamo far notare una cosa? La differenza tra chi vive al mare e chi vive in montagna. Intendi il bicipite? Eh? Il colore. Almeno con questo sembro grosso. Allora, prendete a sinistra avanti. Sì. Ok. Quindi, per partire, parti in scivolata? Parti in scivolata che si fa. Blink my wake. Vabbè. Allora, accucciati. Sì. Tutto il bilancino vicino, okay, all'anca. Ok. Più basso. Più basso ancora. Hai più larghe le gambe, eh? Sì. Quando tira, sì, tu tieni, okay, e lo rilasci piano piano. Ok. Poi, braccia tese. Sì. E non tirarle mai, okay, all'inizio. Curva. Come curva, faccio la curva? Come lo snow. Guarda che bicipite. Snow, skate, tutto uguale. Ok. Te vai a destra, sì, i, certo, palloni vai a sinistra. Ok. Uguali. Basta. Sì. Unica cosa. È facile. Aspetta, ultima cosa. Sì. Se arrivi alla curva. Sì. Vedi dove c'è la carrucola in alto? Sì. Ok, quando il bilancino in alto sta arrivando, sì, a fare la curva, tiri un attimo le braccia, okay, in modo che quando fa il giro ti ammortizza. Fine, non devi sapere altro, più o meno. Io là in fondo ci arrivo, in un modo o nell'altro. Ci arriverò appeso al bilancino, ma ci arrivo. È la curva che non so come ci arrivo. Se tu passi il primo giro, sì, quando passi, sì, il chiccherino lì, il saltino lì, con una mano. Se vuoi provare l'ampi, con una mano. Con una mano. Ma raga, ma perché? Perché? Perché tutti continuano a dirti che, allora, è come, no, lo snowboard? Ti spiego, e io tanto con lo snowboard non ci vado. Allora, ti spiego come funziona. Una persona normale, di solito, quando prova una nuova attività, va in un posto dove c'è un maestro che glielo insegna e con... Guarda che maestro, direttamente a YouTube. Attenzione, la parola chiave è gradualmente. Gradualmente è la parola chiave di questo video, perché noi non stiamo facendo questa cosa. Impara una nuova attività. Noi prendiamo il graduale, lo buttiamo nel cesso e io salto qui dentro senza aver mai provato, senza alcuna conoscenza di questo sport. Continuate a seguire il canale per altre cose stupide. Sì.
ultimi consigli. Di gambe. Giù bene. Giù basso. Esatto. Così, più giù, più giù. Qua, okay. Più stretti. Minchia, quanti anche maestri giù, che c'hai. Minchia, le stecche. Vabbè, però vai, ce l'hai. È il tuo momento. Ora. Ora vai più. Vai. Visto? Pronti per il 360? Quasi! È troppo stretto lì! Pur di non saltare, cosa fai? Hai visto? Ti stavi per sfracellare. Minchia, stavo per esplodere malissimo! Ho visto! Com'è? Allora! Com'è andata? Figo! Sono abituato con le lamine che quando ti appoggi sta lì, minchia questo va figo. Allora non escludo, non lo escludo che si possa davvero fare un backflip oggi. Andiamo. Sbagliando! Adesso mi... Che mi fa troppo ridere fare schifo così tanto a fare qualcosa. L'acqua non è proprio il mio elemento, mi duole ammetterlo, ma l'acqua non è proprio il mio, però ci proviamo. Adesso una facciata lì in fondo. Non chiamare le cadute stupide, perché quelle sono le cadute che faccio io regolarmente. Tiriamo le somme di questa giornata decisamente fuori dalla mia comfort zone. Allora, tutto ciò che riguarda, mettiamola così, avere i piedi legati insieme e l'acqua non è il mio. Quindi, detto questo, molto figo, molto bello. Io faccio cagare, però vabbè, si migliorerà con il tempo. Però ammetto che... Come avevo detto per lo snowboard, non so perché tutti questi anni mi sono rifiutato di fare qualcosa quando invece è figo e divertente. Quindi bello, bello, bello. Ne farò altri di questi video. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!